Ciao a tutti, benvenuti su Cosmo Channel. Oggi non sono in officina, sono nel mio piccolo ufficio. È da stamattina che aiuto, anzi ho già finito di aiutare un'iscritta a crearsi un piccolo negozio online dove vendere delle cose create sia con ago e filo, ma anche con il suo nuovo incisore laser. Aveva tante idee veramente belle, è anche molto brava nel disegnare al computer, e quindi l'ho aiutata ad aprire un account su un sito internet per vendere le sue cose. Ancora non è online, ancora ci vorrà un po' di tempo prima che la ragazza possa iniziare a vendere qualcosa di fisico, e quindi non ve lo posso lasciare in descrizione. Appena sarà online ve lo lascio in descrizione, così magari gli date un'occhiata. Quindi che ho detto, beh, ne ho aiutata una, perché non aiutare tutti? E quindi ecco spiegato il titolone che sicuramente scriverò: come guadagnare 2000 euro al mese grazie a un incisore laser. Sappiate, non sto esagerando, potrei anche esagerare, perché forse 2000 euro bisogna essere veramente molto bravi nel farlo, però si possono raggiungere veramente queste cifre. Altrimenti per un hobbista della domenica si può anche guadagnare 500-600 euro in un mese. Di che cosa sto parlando? Sto parlando dell'ormai famosissimo sito internet Etsy. È un sito che ci permette di creare una piccola pagina dove poter vendere tutto ciò che sappiamo fare, dai file digitali, quindi semplici disegni in formato JPEG, PNG, SVG, eccetera, eccetera, fino a proprio pezzi fisici, anche mobili, potremmo vendere tutto ciò che facciamo noi. Ve lo mostro perché in tanti riescono a portare a fine mese un bel gruzzoletto e quindi anche a viverci grazie a questo sito. Che cosa possiamo vendere all'interno di Etsy? Beh, come vedete già possiamo vendere delle magliette personalizzate, dei libri, delle custodie fatte apposta per Kindle. Come vedete c'è veramente di tutto, addirittura una sezione dove noi maker amanti degli incisori laser andiamo sempre a spulciare, perché ci sono veramente dei progetti fantastici. Io acquisto spesso da questo sito perché non sono un grafico, un designer di formato SVG, quindi formato per gli incisori laser, me la cavicchio per piccole cose un po' più grosse. Le acquisto già fatte e costano veramente poco. Vi faccio un esempio: se noi scriviamo qui laser SVG, entriamo in una sezione dove gente come noi, che sa usare il computer, vende dei progetti in formato SVG, in formato vettoriale, che possiamo andare a usare con i nostri incisori laser. Per esempio questo ha creato questo giochettino, così ci vende il nostro file SVG che lo andiamo ad aprire poi con Lightburn e lo possiamo vendere. Come vedete i prezzi sono veramente stracciati per questo progetto, questo piccolo progetto di pallet porta tazzina da caffè costa veramente pochissimo. Addirittura possiamo trovare ecco delle uova di Pasqua così in formato SVG. Per Natale c'è veramente di tutto. Addirittura troviamo dei veri e propri quadri da creare e prodotti utili per i nostri incisori laser, come questi pin che servono per bloccare i pannelli sul nido d'ape del nostro piano di incisione, file di test, scatole, scatoline, troviamo di tutto. Addirittura possiamo anche trovare cose personalizzate. Noi non siamo bravi nel personalizzare qualcosa, ok, per esempio bomboniera personalizzata. Ecco qua, possiamo creare delle matite da dare come bomboniera e venderle. Quindi una persona che vuole acquistare una matita in legno personalizzata, in questo caso spende 80 centesimi per una matita, e avere anche la personalizzazione. Se noi siamo capaci a fare una cosa del genere, perché non farlo?
magari arrivano ordini, soprattutto ad agosto, di gente che vuole creare dei piccoli gadget da regalare ai propri invitati, ti arriva un ordine di 150 piccole matitine. Considerate che per creare una matita del genere, una volta che si ha la matita fisica, per incidere un nome personalizzato ci si mette 20 secondi, quindi vedete, il tempo di lavorazione è veramente poco, e venderlo 80 centesimi, magari una matita riusciamo a comprarla su Amazon o su AliExpress a 10 centesimi, ecco qui che il guadagno è veramente alto. Come vedete, c'è veramente di tutto, dai prodotti già pronti ai prodotti che ci facciamo noi, quindi in formato SVG. Ve lo volevo far vedere, probabilmente se vedo che questo video diventa virale, sicuramente farò un video su come aprire il proprio e-commerce su Etsy. È veramente semplicissimo. Quali sono gli strumenti che ci dà Etsy per pubblicizzare i nostri prodotti, per gestire le spedizioni, perché è veramente un sito fatto apposta per noi. Un consiglio che vi do per capire cosa poter vendere, cosa può andare, cosa non può andare, è farvi una ricerca su più o meno le cose che sapete fare e vedere cosa si vende, quanto si vende. Vi faccio un esempio: Ortur Laser Master 3, un adattatore per l'asse Z. In questo caso possiamo andare a vedere il creatore ha fatto 79 vendite all'interno del suo negozio, e praticamente produce questo, dei file STL, quindi per gli incisori laser. Come vedete, guardate, ha creato veramente delle belle cose, e alla fine 79 vendite non sono poche. Come vi ho detto, se siete bravi nel disegno vettoriale potete vendere veramente tanto. Vi ho fatto una ricerca veloce, laser, SVG laser, quindi file in formato SVG per i nostri laser. Come vedete dalle recensioni, questi file vengono venduti veramente tanto, anche perché per 2,62€, devo stare lì 2 ore, 3 ore a cercare di disegnare un piccolo pallet, e preferisco spenderli e acquistare un file già fatto, già pronto, per 3€, un caffè e mezzo. Ma ci sono veramente dei siti, per esempio questo kit di pin per i piani a nido d'ape, veramente qualcosa di semplicissimo da creare, viene venduto a solo 1,20€, è veramente pochissimo. Chi magari non ha dimestichezza nel creare questi file, con 1,20€ lo acquista. Se voi siete bravi potete creare dei file uguali a questi, migliorarli e venderli anche a un prezzo inferiore. C'è anche la concorrenza qui, e possiamo vedere per esempio che questo negozio SVG Files From Design ha venduto 22.000 file, non solo di questo ma anche di tanti altri file. Questo magari è un bravo disegnatore, come vedete, jig per creare delle penne personalizzate, matite personalizzate, eccetera eccetera. Di tutti questi file, che alla fine sono file che uno crea, butta lì e se ne dimentica, non li deve stampare, non li deve incidere, non li deve tagliare, non li deve impacchettare, non li deve spedire, fa tutto da solo. Ogni prodotto venduto costa circa 20 centesimi ogni 6 mesi a noi. Chi acquista paga un pochettino di più, cioè in questo prezzo 1,16€ c'è anche una piccola parte che va ad Etsy, ma a noi, una volta messo il prezzo definitivo, io voglio 1€ per questo file, mi arriva 1€ e non devo fare nient'altro. La notte dormo, vendo, guadagno. Il giorno faccio niente, vendo e guadagno. Quindi, se noi siamo bravi, possiamo creare il nostro negozio e vendere veramente tanto. Una cosa che va veramente tanto su questo sito è la personalizzazione delle cose. Un portafoto lo posso comprare dai cinesi a 1€. Qui lo trovo a 20€. Perché dovrei comprarlo qui? Lo compro semplicemente perché posso personalizzarlo. Posso scrivere, per esempio, un esempio stupido, una cornice del genere con delle scritte, una dedica. Quindi una persona che vuole fare un regalo e non ha un incisore laser e non sa disegnare, viene, lo compra qua, voi glielo incidete, glielo spedite e avete guadagnato. Come vedete, basta fare una ricerca per capire che
c'è veramente tanto da personalizzare, dalle portafoto, per esempio, di ogni prodotto potete anche far scegliere le misure con dei prezzi diversi, la personalizzazione del colore, eccetera, eccetera. I clienti poi vi mandano le foto, voi le stampate, le appiccicate, lo incidete e con pochi euro potete creare questo portafoto. Diciamo che di materiale così a occhio ci stiamo intorno ai 5 euro, 6 euro, top. Facciamo 6 euro perché paghiamo un sacco il legno. Ci mettiamo il materiale, ci mettiamo il tempo e per una versione un po' più grande scegliamo un colore, così andiamo sui 39 euro. Vi sto facendo degli esempi per farvi rendere conto quali sono i guadagni. In questo caso, questo prodotto che a noi ci costa 10 euro, lo stiamo vendendo a 39 euro. In questi 39 euro non sono incluse le spedizioni, perché le spedizioni le paga chi acquista. Quindi stiamo parlando di 20 euro di guadagno. Ok, io sto sparando numeri a caso. Quindi, per non fare questo video super lungo, voglio capire se vi interessa questo argomento, perché se vi interessa posso approfondirlo e posso aprire un negozio online per farvi vedere come si fa e quali sono gli strumenti per poter vendere. Quindi, se magari non avete un lavoro e avete un incisore laser da pagare, ecco, questa è un'ottima idea per iniziare a guadagnare qualcosa. Ricapitolando, per poter guadagnare tantissimi soldi grazie a questo sito internet bisogna a dare un prodotto che sia originale, non le solite cose perché c'è tanta concorrenza. B, dare un prodotto personalizzato, che sia personalizzato, cioè che nessuno possa trovare quel prodotto in un negozio o da qualche altra parte. Le personalizzazioni vanno tantissimo, la gente fa la fila per acquistare le cose personalizzate. Fate delle bellissime foto ai vostri prodotti. Ve ne apro una, un'immagine che mi piace molto, come vedete una semplice foto però ad effetto, mi fa aprire questa immagine, quindi curate la grafica della pagina che andate ad aprire. Quarto ed ultimo, perché sennò poi non me ne vengono altri in mente, rispettate il cliente. Il cliente ha sempre ragione. Se al cliente non piace, rimborsate, perdeteci anche 10, 15, 20 euro, perché quel cliente, se vi lascia una recensione negativa al vostro negozio, inizierete a non vendere più, perché i negozi, anche in questo caso, vanno avanti grazie alle recensioni. Più recensioni a un negozio e più la gente è propensa ad aprire le inserzioni che inserite. Se avete aperto anche voi un negozio su Etsy, lasciatemi il link in descrizione, così magari i miei iscritti possono guardare quello che create e vi fa un po' di pubblicità. Io vi autorizzo a fare pubblicità su questo video. Fatemi sapere se vi piace come argomento. Conosco Etsy molto molto bene e posso spiegarvi come aprire il vostro primo negozio e-commerce su Etsy. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un like e attivate anche la campanella. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!